Giacomo Pellizzari, buonasera. Buonasera. E benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole che dedica questa conversazione a tornanti e altri incantesimi. Molto bello questo titolo, 48 ore, 7 cime, 2 biciclette. È il libro che andiamo a raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, insieme con l'autore. Giacomo Pellizzari, per l'appunto, il libro pubblicato da Enrico Damiani. Leggo nel risvolto di copertina che Giacomo Pellizzari ha una laurea in filosofia, è copywriter, giornalista, scrittore, ha 4 bici, 2 figli, una chitarra elettrica. Perde facilmente la testa per le salite over 2000. Allora, cominciamo dalle biciclette, Giacomo Pellizzari. 4 bici, ma che bici sono? Allora, ne ho due da corsa, una che uso in città, che è un vecchio telaio da pista in acciaio adattato a uso urbano, quindi senza il manubrio da corsa, però mantenendo lo scatto fisso, quindi diciamo che ha solo un freno ed è già qualcosa perché ci sono molti che le utilizzano senza freni. E poi ho una bicicletta invece proprio tradizionale da città. Quella turistica, Quella, per capirci. Ecco, sì, diciamo l'equivalente di una city bike, sì. con queste bici, ovviamente, lei trascorre buona parte del suo tempo libero quando non fa il copywriter, quando non fa il giornalista, quando non se ne sta a casa tranquillamente. Ma l'attività di copywriter, è un'attività che non si fa solamente seduto a tavolino davanti a un computer. È un'attività che può essere anche, mi corregga se sbaglio, espletata pedalando. Ma diciamo che le idee a me vengono molto spesso mentre vado in bicicletta, come se si oliassero i pensieri, no? E quindi anche nel lavoro, molto spesso esco che ho un problema da cui non riesco a uscire e torno, con il problema risolto. Quindi anche il mestiere del copywriter, che sarebbe poi il mestiere di chi scrive i testi per la pubblicità, per la comunicazione, che è quindi un mestiere creativo dove bisogna avere le idee, si è pagati per avere un'idea. Ecco, se l'idea non viene, molto spesso prendo, mi metto in bici, faccio anche 60 km nelle campagne intorno a Milano e quando torno sicuramente sono nella predisposizione di avere l'idea, l'ho covata, diciamo così. Certo, perché scrivere anche un testo sintetico, lei diceva poco fa, un testo pubblicitario, ma proprio perché un testo di sintesi deve avere un lungo pensiero per poi sintetizzarlo in poche parole. Tornanti e altri incantesimi. I tornanti sarebbero quelle cose che noi facciamo comodamente seduti sulla nostra macchina in montagna oppure con altri mezzi e poi vediamo i ciclisti che pedalata dopo pedalata salgono su questi tornanti, ma noi andiamo a salire tornanti che sono molto importanti perché fanno parte di, possiamo dire, di un gruppo, le sept majeures, sono i 7 passi delle Alpi marittime tra Italia e Francia. E sono i 7 passi che quasi ogni anno sentiamo raccontare dai cronisti per quanto riguarda il Giro d'Italia e il Tour de France, ed è una cosa importante. Vale a dire, sono il Colle della Fauniera, il Col della Bonette, il Colle della Lombarda, il Col de Var, il Col dell'Isoar, il Colle di Sampeire e il Colle dell'Agnello. Giacomo Pellizzari, lei apre il suo libro parlando di quando, andando indietro nel tempo, col sapore di nostalgia, quando la mattina prendeva la sua bella cartella, andava a scuola, le scuole elementari, quando ancora si chiamavano così, e la scuola era in via Monviso. In che paese abitava? Abitavo a Milano, quindi tutt'altro che un paese. E oltretutto mi sembrava già un lungo viaggio quello per andare a scuola, perché non era proprio dietro l'angolo, no? Andavo a piedi. E la scuola, che si chiamava Ferrante Aporti, era proprio
due vie che si incrociavano, via Mantegna e l'altra era via Monviso, e la mia classe era in via Monviso. Quindi questa parola Monviso io l'ho fin da bambino avuta nella testa, insomma, nelle orecchie. Eh sì, è una parola, possiamo dire, io quando ho letto quello ho detto, ma questa è una predestinazione. Ci ho pensato anch'io, sì, perché questi sept mailleux, questi sette passi che ha citato lei prima, sono tutti attorno al Monviso. Sono per metà in Italia e per metà in Francia e sono però di fatto una sorta quasi di circumnavigazione di questa montagna che ha una forma molto iconica, piramide. Chi abita nel nord Italia sicuramente l'ha vista in qualche viaggio in autostrada, è inconfondibile perché è proprio una piramide quasi disegnata a mano che si staglia all'orizzonte nelle giornate più terse e che mi ha sempre molto affascinato. Io non, quando ero bambino e con i miei genitori andavamo a sciare spesso in Val d'Aosta, destinazioni tipiche dei milanesi, facevamo un tratto di autostrada Milano-Torino, poi dopo si girava verso l'autostrada dei Trafori e si andava in Val d'Aosta, ma arrivavamo vicinissimi al Monviso, senza però mai arrivarci vicino tanto da poterlo toccare, per cui per me rimaneva sempre quella piramide là in fondo. No? Ed è una piramide molto bella questa, una piramide molto bella perché... In pratica, Giacomo Pellizzari, la montagna del Monviso, diciamocela pure tutta, quando chiediamo a un bambino di disegnare una montagna, che cosa disegna? Il Monviso. Perché è la montagna... O il Monviso o il Cervino. È vero, il Monviso o il Cervino, le montagne più semplici e più straordinarie da disegnare. Tra l'altro, se io giro a sinistra il mio sguardo, il Monviso mi fa proprio compagnia, si sta un pochino velando perché si sta annuvolando, ma il Monviso è veramente una straordinaria compagnia per chi sta parlando ogni giorno. Ma noi adesso lasciamo perdere le cose nostalgiche e andiamo in sella. Ma Giacomo Pellizzari, ma lei perché ha scelto di andare in sella, ma così, in maniera seria? Ma in realtà più che l'ho scelto io, diciamo che la bici che ha scelto me, nel senso che io sono sempre stato abituato ad andare in bicicletta da ragazzino, andavo a scuola in bicicletta, ero uno dei pochi, adesso è molto più diffusa, e per ragioni logistiche, perché abitavo lontano dalle scuole, in un quartiere un po' periferico, in particolare al liceo, e se dovevo dipendere dai mezzi rischiavo di arrivare in ritardo, stessa cosa per le prime uscite la sera a 16-17 anni, non potevo dipendere dai mezzi, i miei compagni abitavano tutti in centro, ho trovato questa vecchia bicicletta di mio nonno in cantina che era un Umberto Dei degli anni 30 con ancora i pomelli del manubrio in osso di bue, quindi veramente un residuato, e ho preso a uscire con quella e immediatamente ho provato questo senso di totale indipendenza e libertà che è quello che poi mi sono portato dietro. La scoperta della bici invece come sport è avvenuta un po' dopo, diciamo dopo la paternità, io ho due figli, quindi intorno ai 30-35 anni, ed è venuta perché ero affascinato da queste biciclette da corsa che vedevo passare nelle strade di campagna con persone di ogni tipo, mi piaceva esteticamente la forma della bicicletta da corsa e ero curioso di vedere come fosse. E un giorno mia moglie mi ha portato in un negozio e mi ha detto compriamola, e l'ho comprata, probabilmente non sapeva cosa andava in corsa. Però di fatto è stato un bel regalo perché da quel momento in avanti è diventata una compagna fedele anche la bicicletta della mia vita. E la moglie che cosa? E la moglie dopo tutto questo innamoramento della bici che cosa ha detto? Forse meglio che sorvoliamo sulla questione. Allora andiamo invece, non sorvoliamo sulla questione del brevetto dei maîtres des sept majeurs, perché
chi fa tutti i colli in 2 giorni, i colli che ho detto poco fa, e poi andremo tecnicamente a spiegarli perché non sono cosa da poco, diventa veramente a tutti gli effetti un maître de set majeur, cosa che Giacomo Pellizzari è diventato. Sì, esattamente. Allora, si tratta di un brevetto, quindi non è una gara, uno può farla quando vuole, diciamo che si considerano i mesi estivi perché quasi tutti i set majeur superano abbondantemente i 2000 metri di quota, e l'unica regola è che si devono fare entro l'arco massimo di 48 ore, poi uno può scegliere se fermarsi a dormire o non fermarsi a dormire, dove farlo, in che senso farlo, se in senso orario, antiorario, da dove partire. L'importante è che li faccia tutti e sette entro 2 giorni. Però diciamo anche farli tutti e sette entro 2 giorni, però qui il dislivello parte da 798 e arriva fino a 1574, ed è qui la difficoltà nel farlo in 2 giorni. Allora, diciamo che il dislivello è totale, si tratta di 11.000 metri. 11.000 metri di dislivello per un totale di 380 chilometri. Chilometri in sé sì, sono tanti, ma non potrebbero essere qualcosa di visto così di primo acchito di abbordabile. Il fatto è che sono praticamente tutti salita, cioè si sale e si scende, non c'è un metro di pianura. E 11.000 metri di dislivello in bicicletta, insomma, non sono esattamente pochissimi. Io le prime volte che uscivo in bici ne facevo qualche centinaio. Arrivare a farne 11.000 in 2 giorni, chiaramente non è come che si improvvisa, bisogna allenarsi e farlo in un lasso di tempo. E poi soprattutto, oltre ad allenarsi, Giacomo Pellizzari ci racconta di come scegliere con chi farlo, perché non è così semplice, perché non è il giro in piano, no? Che puoi farlo bene male, bene o male con chiunque. Qui, data anche la salita, il compagno di viaggio non può essere scelto a caso. Allora, è un giro che secondo me non si può fare in gruppo, perché in salita ognuno ha una velocità diversa, si rischierebbe come un po' quando si scia, che quello che va più veloce deve fermarsi ad aspettare gli altri, e quando arriva l'ultimo, quello più lento invece non ha neanche un attimo per riposarsi, e essendoci dei limiti temporali, 48 ore vi assicuro che passano rapidamente in bicicletta, soprattutto se ci si ferma a dormire tra le 2 giornate, cosa che noi abbiamo fatto. Quindi è fondamentale andare con una, massimo 2 persone che abbiano più o meno la stessa velocità. Giacomo Pellizzari, troviamo che il suono del collegamento, la qualità del collegamento sia molto debole. Lei sta parlando come si diceva una volta, quando i telefoni avevano la cornetta dentro i buchi della cornetta proprio? Forse sono tornato. Ecco, adesso è tornato molto, molto, molto presente. Allora, questi tornanti, Giacomo Pellizzari, sono tornanti importanti, e perché lei li ha fatti anche in un periodo in cui non era poi così facile fare questa avventura. Lei quando ha cominciato il suo viaggio? Ma noi abbiamo iniziato il nostro viaggio a luglio, cioè abbiamo scelto 2 giorni di luglio durante la settimana perché c'era meno traffico e preferibile in bici, perché sono comunque passi molto selvaggi, però alcuni, in particolare non so, il Col dell'Isoar o la Bonette, sono molto frequentati anche da motociclisti, automobilisti e turisti, no? Quella è la Route des Grandes Alpes, quindi è una strada panoramica fatta apposta per essere percorsa per turismo. Quindi scegliere i giorni della settimana è decisamente più comodo. Abbiamo scelto luglio del 2020, quindi poco dopo il terribile lockdown che ci ha accompagnato per diversi mesi l'anno scorso. E l'abbiamo scelto apposta, per quasi come se avessimo bisogno così di
di aria aperta, di ossigeno, di natura, di riappropriarci di questa dimensione di libertà che per un po' avevamo dovuto abbandonare. E devo dire la verità che, essendo stato un anno particolare, è stato anche un anno con pochi allenamenti. Avevamo il dubbio quindi di non essere allenati a sufficienza, pronti a far la cosa, ma questo diciamo che fa parte del gioco, cioè mette più sale nella minestra, anzi più pepe, e perché il fatto di non essere sicuri di riuscire a portare a termine un'impresa la rende molto più affascinante e desiderabile per un ciclista, ovviamente per chi ama questo tipo di cose un po' hors categorie. E quindi è stato bello anche per quello, ed è stata una risposta anche vitale a un periodo molto difficile che era quello della primavera dell'anno scorso. Ma oltre al periodo difficile del lockdown, questo libro racconta anche uno spaccato familiare. Lei ha avuto il problema familiare di suo padre, che era da seguire, e quindi anche questo fa parte di un cuore che batte, di qualcuno che va sulla bicicletta, Giacomo Pellizzari. Indubbiamente, io sì, purtroppo mio papà era malato di una malattia inguaribile e ho passato gran parte dell'anno scorso dentro e fuori da ospedali. Però io e lui avevamo una forma di dialogo molto particolare, cioè io andavo a trovarlo spesso la domenica, che è il giorno in cui uscivo in bici, tornando dalla bici, proprio perché lui voleva che gli raccontassi dove ero stato, che passi avevo visto, e gli piaceva proprio sentire il racconto della natura, dei posti, delle impressioni che avevo avuto. Era un po' come se anche lui in qualche modo viaggiasse insieme a me, no? E quindi questo rituale era stato molto bello. Purtroppo questo giro dei set, ma io non ho fatto in tempo a raccontarglielo perché è mancato qualche mese prima e non sapevo neanche che l'avrei fatto. In un certo senso, mentre lo facevo e soprattutto dopo, mi sono reso conto che probabilmente lo facevo anche proprio per lui. In particolare quando ho raggiunto la cima della Bonnette, che è oltre 2800 metri, il punto più alto in assoluto di tutto il giro, era una giornata di cielo splendido, si ha una prospettiva di praticamente tutto, quasi il parco alpino. Ecco, in quel momento è come se avessi sentito, io non sono assolutamente religioso né credente, avessi sentito che io dovevo andare lì, e che in quel punto in qualche misura c'era anche mio papà, e comunque riuscivo a vedere quello che stavo vedendo io. Ma certo, quindi, perché in qualche modo si è tutti religiosi, si è tutti credenti in qualche cosa, e quindi quella cosa era per l'appunto ciò che ci sta raccontando lei, Giacomo Pellizzari, proprio per la spinta a fare questa 2 giorni straordinaria, pensando ovviamente anche a suo padre. I luoghi che vengono narrati, perché questo libro racconta sì di bicicletta, ma anzitutto è un libro che si legge anche se non si è mai pedalato una volta, non è un libro per specialisti, è un libro che racconta anche la storia. Qui andiamo a conoscere la Repubblica degli Escarton, per esempio. È un libro che ci parla di Dante. D'altra parte, Giacomo Pellizzari è o non è un filosofo? Sì, ti ringrazio molto, un bel complimento. E sì, esattamente, questo libro l'ho scritto come se fosse esso stesso un viaggio come quello che per esempio intraprende Dante, o come quello dei due Ulisse, sia quello di Omero sia quello di Joyce, che sono sicuramente letture a me care, ma diciamo anche come potrebbe essere il viaggio in Italia di Goethe, cioè un viaggio di formazione fuori tempo massimo, perché di solito un viaggio di formazione si dovrebbe fare in età adolescenziale o poco dopo, ma io ho invece 48 anni, però è stato un viaggio che io sentivo mi avrebbe cambiato. Quindi in qualche misura questo libro è lo specchio di questo cambiamento, cioè in 48 ore, in queste 7 passi, è come se io avessi incontrato tutte le emozioni, i pensieri e le sensazioni di una vita intera. Ed
è stato realmente così, tanto che appunto il ciclista che parte non è lo stesso che arriva, cioè io sono arrivato che ero un'altra persona, ho capito molte più cose di me e in qualche misura anche della vita, quindi in questo libro io ho cercato di raccontare questa trasformazione. Penso che il viaggio sia una dimensione fondamentale nella vita di ciascuno, ciascuno ha un viaggio da fare. Può essere anche un viaggio semplicemente mentale, come può essere anche una passeggiata, ma è importante se il viaggio diventa una trasformazione. Se è semplicemente uno spostamento, a nulla serve. Esatto. Però questo libro, prima ho detto filosofo, però... però questo libro a me è piaciuto particolarmente, io tra l'altro... conosco questi posti ed è stato molto bello riscoprire anche per esempio delle locande, ma veramente qui Giacomo Pellizzari ha trovato una cucina straordinaria, lo dico con cognizione di causa e con nessuna partigianeria, perché chi non ha assaggiato per esempio le ravioles deve assaggiarle, vero Giacomo Pellizzari? Sì, assolutamente, questo è un piatto tipico delle valli occitane piemontesi, della Val Maira. Noi eravamo a Stroppo, che è uno dei paesini della Val Maira, questa valle secondaria che io non conoscevo minimamente. Si chiama secondaria, ma è di una primaria bellezza la Val Maira. Esatto, assolutamente. Un luogo selvaggio, incantato, dove praticamente non esiste turismo di massa. Assolutamente, anzi le persone che ci vanno proprio in cerca di un turismo più consapevole, più se vogliamo meditativo e solitario. E sono moltissimi gli stranieri tra l'altro in Valle Maira. Esatto, sì. E la cucina e le tradizioni delle valli occitane italiane sono molto belle, molto affascinanti. L'Occitania è una sorta di nazione che non esiste, che ha una storia antica e molto affascinante, che è una sorta di territorio che coinvolge parte dell'Italia, addirittura parte della Spagna e soprattutto gran parte della Francia, ed è un territorio dove si parla una lingua unica che si chiama lingua doc, e che non è né italiano né francese né tantomeno spagnolo, ma è un misto di dialetti e di idiomi vari, ed è già questo qualcosa di molto particolare. E il giro che noi abbiamo fatto in fondo è un giro che non ha un vero e proprio territorio, è un continuo passare da un confine all'altro in una zona che probabilmente è bella perché non ha confini. E questo è assolutamente l'aspetto, secondo me, fondamentale della nostra impresa. Aiutati in questa impresa, in questa bellissima impresa, da una cosa miracolosa. Nei ringraziamenti lo scopriamo. E la cosa miracolosa non è chissà quale intruglio per salire più in alto. No, la cosa miracolosa era la musica di Bruce Springsteen. Sì, lo Springsteen sembra non c'entrare niente con la bicicletta, col ciclismo, mentre invece io sono un grande appassionato della sua musica, lo ascolto fin da quando ho iniziato ad ascoltarlo a 12-13 anni, quindi quando era nel pieno della sua popolarità, e non ho mai smesso di ascoltarlo, sono cresciuto un po' con le sue canzoni. E le sue canzoni, io mi sono accorto che nel 70% dei casi parlano di strade e di viaggi. E c'è proprio questa sua poetica dell'on the road, del viaggio. Born che to run. Sì, esatto, Born to Run, ma anche gli album più recenti, come per esempio The Ghost of Tom Jod, oppure il suo lavoro solista Western Stars del 2019, in cui fa proprio una riflessione sul viaggio inteso ancora come cambiamento. Lui dice: noi americani passiamo gran parte della nostra vita in automobile, con l'illusione di spostarci per andare in un posto migliore o verso un futuro positivo, e in
in realtà ci spostiamo e basta, però in quel ci spostiamo e basta succede quello che dicevo prima, cioè è il luogo della trasformazione, cioè credo che da questo punto di vista mi piacerebbe portare Bruce Springsteen in bicicletta, perché sono convinto che ancora più dell'automobile e della moto riesca a far entrare ancora di più in questa dimensione di viaggio mentale, non soltanto fisico. Certo che sarebbe bello, in viaggio in bicicletta con Bruce Springsteen, altro che un libro, qui ci vuole... Un'altra idea che mi è venuta, visto che è difficile che possa riuscire in un'impresa del genere, mi piacerebbe molto percorrere le strade di Bruce Springsteen, delle sue canzoni in America, in bicicletta però, non in auto e non in moto. È un sogno che ho nel cassetto, che prima o poi non è detto che non metta in atto. Beh, questa è una prospettiva di lettura delle sue canzoni in maniera diversa, no? Non con la velocità automobilistica, ma con quella della bicicletta, quindi è sicuramente molto molto interessante questa idea. Giacomo Pellizzari, tra i vari colli, qual è il più complicato? Allora, il più complicato, secondo me, è l'ultimo che noi abbiamo affrontato. Il Colle dell'Agnello? No, Colle di Sampeire, che è tra la Val Baraita e la Val Maira, quindi siamo di nuovo in territorio italiano, è un colle semisconosciuto, soprattutto al ciclismo che l'ha affrontato poche volte, ma è molto difficile interpretazione perché è piuttosto ripido, con una pendenza regolare e abbastanza elevata, e ha una carreggiata molto stretta ed è una strada vagamente inquietante, nel senso che è quasi sempre avvolto dalla nebbia, ma una nebbia che davvero crea problemi di visibilità anche per un ciclista, e venivamo da un sole splendido, ma mi spiegavano che in queste valli si può creare questo fenomeno per cui c'è una condensa, per cui la nebbia è persistente. E quindi si deve anche psicologicamente sopportare una fatica aggiuntiva, no? un po' di paura, un po' di strizza, sembra quasi uscire dal tempo, non si incontrano automobili, non si incontra nessuno, si è nel nulla, si sente qualche rumore di qualche animale, magari qualche marmotta che passa a lato, finché poi a un certo punto si esce dalla nebbia, che in realtà sono nuvole basse, quando si è in prossimità dei 2000 metri, che è il punto magico dove avvengono tutti i cambiamenti, e ci si ritrova, questa è stata la cosa più emozionante per me, con il Monviso vicinissimo e davanti agli occhi, e siamo tornati alla luce del sole, cioè sopra le nuvole, quindi vedevo sotto di me un mare bianco di nubi e questa montagna che ho sempre sognato fin da quando ero bambino, lì a un passo, e questo per me è quasi come se fosse la salita che sintetizza tutto il viaggio di formazione che c'è stato in questi due giorni. E poi il Colle di Sampeire, una volta arrivati su, poi si arriva a quello straordinario borgo, straordinario veramente, che è il borgo che si chiama Elva, e lì riprende poi la discesa. E devo dire che, scusi se parlo di me, io di questi colli ho avuto l'ardire di provarne uno, ma non ci sono riuscito per diverse ragioni. La prima, perché non ce l'avrei fatta comunque. La seconda, perché sono arrivato a un certo punto e incontrato una nebbia straordinaria, ed era il mese di luglio, quella a cui accennava poco fa lei, e salendo esattamente dal comune di Sampeire verso il colle. E me ne sono tornato buono buono indietro, ho detto questo lo farò nel tempo dei desideri chissà quando, ed è giusto a volte, no? Tornare indietro, dire non ce la faccio e non essere assolutamente più, io l'ho fatto un sacco di volte, non sopporto l'idea che uno non bisogna mollare assolutamente. Perché no, 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 deve essere un piacere, deve essere un piacere, un piacere, un fascino, ci vuole un... È assolutamente salutare il saper tornare indietro, l'ho fatto anch'io tante volte. E poi è una cosa straordinaria il tornare indietro, a me piace farlo andando in montagna, perché quante volte sono tornato indietro, non sono arrivato alla cima, però ogni volta c'è la possibilità di arrivare alla cima, e questa è la sfida, una sfida piccola, sì. Certo, però ognuno ha le sue sfide, come giusto che sia, e bisogna metterle in atto.
Tornanti e altri incantesimi è il libro pubblicato da Enrico Damiani, 48 ore, 7 cime, 2 biciclette, il libro scritto da Giacomo Pellizzari. A proposito, ma lei ha usato sempre solo una bicicletta in questo giro, vero? Sì, ho usato sempre la stessa bicicletta, per forza, perché non avrei potuto fare diversamente, a meno che qualcuno me ne portasse un'altra da qualche altra parte. E non sarebbe stato più bello però avere un'altra bicicletta, vero? Non lo so, no, mi piace appunto l'idea che fosse la stessa, che poi avesse la polvere, un po' di polvere del Sampeire, un po' di polvere dell'agnello, un po' certo. Di esatto, sì. Prima di salutarci invece, Giacomo Pellizzari, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che sto leggendo in questo momento è un libro particolare, che è uno dei candidati nella dozzina dello Strega, di Alice Urciolo, e si chiama Adorazione. È un libro che racconta una comunità dell'Agropontino, di ragazze e ragazzi, adolescenti, che mi ha molto colpito per la capacità di raccontare i piccoli grandi drammi dell'adolescenza, che è un'età che mi ha sempre affascinato. L'autrice, tra l'altro, è anche sceneggiatrice televisiva ed è una delle sceneggiatrici di una serie TV che ho visto sempre su adolescenti, che molto mi ha colpito, che si chiama Scam Italia. E quindi è un libro che ho scelto per questo motivo, forse perché anch'io mi sento sempre adolescente nell'andare in bici, nella ricerca del viaggio di formazione. C'è una componente di adolescenza molto forte. Ma i suoi piccolini amano la bicicletta, Giacomo Pellizzari? Devo dire di sì, non sono assolutamente piccolini, sono molto più grossi di me, che sono piccolino invece, e sono anche abbastanza grandi, perché uno ha 15 anni, l'altro quasi 19. E quello più grande soprattutto è molto appassionato di ciclocross, guarda, ne fa quasi più di me di gare di professionisti. E quindi non rimane che aspettare anche le sue prestazioni, le prestazioni dei figli, che a volte superano le prestazioni dei padri, e questo semplicemente è un'altra, torniamo alla parola sfida, e sarebbe veramente molto molto bello, e quindi, ed è una sfida generazionale che giustamente i figli mettono in atto. In questo momento parliamo di biciclette, ma potremmo parlare di mille altre cose, e i figli è giusto che mettano in atto questa loro avventura nei confronti del padre, e quindi nei confronti di un'altra generazione. Grazie davvero del tempo che ci ha dedicato, Giacomo Pellizzari. Intanto grazie a voi. Buone pedalate. A presto. Grazie. A presto. Arrivederci.